Io domani posso far nascere in Italia un bel bambino che diventerà come me. Sarà un grande artista, sovrano. Suonerà, canterà, scriverà canzoni e si chiamerà Lucio. Se volete, ne posso far nascere due. Tutte e due però si chiameranno Lucio. E con adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù Bambino. Nati così per caso a sole 12 ore di distanza, pensate. Dalla nasce il 4 marzo del 43 e Battisti il 5 marzo dello stesso anno. In un mondo che non ci vuole più, il mio canto libero sei tu. Io alle isole Tremiti ci vado tutte le estati, da quando ero bambino. Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in piazza grande, ma quando ho fame di mercanti come me, qui non ce n'è. Affacciato a quel balcone, in quella notte magica, davanti al Golfo di Sorrento. Non mi abbraccio una ragazza, dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai. Perché facciamo questo viaggio? Lo spirito è quello di provare a noi stessi che possiamo farcela. Lo spirito è quello di godere senza preoccupazioni di un vero contatto con la natura, per curarci un po' delle malattie della nostra vita di lavoro, di fretta, di angosciosa fretta, di corsa contro il tempo. Allora io dico, non c'è il tempo, e allora prendiamoci con questo tempo. Salvatore Di Giacomo, che è l'autore di capolavori nella canzone napoletana del Novecento, non ha niente da invidiare a Petrarca. Il testo di Era di Maggio, che è una delle più belle cose mai scritte, secondo me è un testo universale. Era di Maggio e te cade a Nanzina, a sciocca sciocca lì c'era la salossa. Crescerà l'aria e tutta luce ardì, adorava la rosa a cento passi. A noi ci piace immaginarli così, seduti a un tavolo di una vecchia trattoria, insieme, che parlano di progetti, canzoni, con alle spalle un grande arcobaleno che, come un ponte colorato, trasporta per sempre la loro grande musica dal cielo alla terra. Io sono partito poi così d'improvviso che non ho avuto